Marcello Sacchetta deluso da Stefano De Martino. Io per un amico trovo tempo. Marcello Sacchetta spiega cos'è successo con l'amico, ex. Sembrava una delle amicizie più solide del mondo dello spettacolo e invece anche Stefano De Martino e il collega ballerino sono arrivati ai titoli di coda. Ma cos'è successo tra loro? Il polverone si è acceso quando qualche giorno fa Marcello, parlando con i suoi follower, ad una precisa domanda su Stefano ha detto che non lo sentiva da tanto e che aveva provato a chiamarlo ma senza risposta. Apriti cielo. I fan sono andati in delirio. Intervistato da Nuovo TV, Marcello chiarisce tutto e spiega. Ho detto che l'ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui. Ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica. Marcello continua dicendo di sapere che Stefano è molto impegnato professionalmente. Tuttavia aggiunge, io però per il valore che do all'amicizia lo spazio per un amico lo trovo sempre. Stefano De Martino chiamerà il collega? Riuscirà questa amicizia a salvarsi? In fondo basterebbe solo una telefonata che però con tutto il polverone mediatico che si è alzato potrebbe faticare ancora di più ad arrivare. Intanto Marcello Sacchetta durante l'intervista racconta qualcosa in più su questa amicizia. I due si conoscono da più di 10 anni e Stefano seguiva le lezioni di danza di Marcello a Roma. Quando ho ritrovato Stefano ad Amici mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento, racconta. I due poi si sono conosciuti meglio ed hanno scoperto di avere molti valori in comune come, ad esempio, quello della famiglia. Tra loro in tutti questi anni, come precisa Marcello, non ci sono mai state né invidie né gelosie. Marcello Sacchetta spera ancora in questa amicizia. Come spiega Marcello alla fonte in questione nel loro ambiente è difficile trovare un amico visto che gelosie, invidie e competizione sono molto comuni. Per questo l'amicizia con Stefano De Martino, che potrebbe condurre Sanremo, è sempre stata così preziosa per lui. In merito alla carriera sua e dell'amico dice, in TV lui è sempre stato due passi davanti a me ma nella danza sono sempre stato io due passi avanti. Infatti Marcello essendo 6 anni più grande ha più esperienza. Tra l'altro Stefano è stato concorrente di Amici mentre Marcello no. Infine nel corso dell'intervista Marcello a cuore aperto ammette che dell'amicizia con Stefano gli manca la condivisione quotidiana e il loro dialogo speciale come tra fratelli.